questa ora è un evento importante, stasera un protocollo d'intesa fra società civile, consolati, ma soprattutto anche la presenza importantissima delle forze dell'ordine, lei ne ha il capo. Sì, sicuramente poi in materia il questore ha una competenza specifica con la legge sullo stalking. Abbiamo varie prerogative come quella di ammonire i presunti stalker su segnalazione oppure adottare un ammonimento d'ufficio senza l'articolo 3 della legge del 2013, per cui siamo particolarmente impegnati come Polizia di Stato in questo settore. Voglio premettere che non ci sono equazioni magiche, c'è un lavoro continuo che deve essere fatto. Punto che se questa scommessa continua a costruire alleati è una scommessa che possiamo vincere, che lo faccia oggi che se ne discute in un istituto di cultura per me è una scelta vincente. La violenza sulle donne ha radici nel rapporto squilibrato tra uomini e donne, in una sperequazione che continua ad esistere e soprattutto continua ad essere un fenomeno di carattere culturale, non emergenziale, un fenomeno strutturale che come tale va aggredito. Bene sicuramente misure repressive, bene pene nette, chiare e certe, ma abbiamo bisogno di lavorare molto molto di più sulla presa in carico delle vittime, su una rete di protezione ancora più efficiente ed efficace, con la specializzazione alta di tanti operatori rispetto alla quale in questi anni si sono fatti tanti passi in avanti, ma prima di ogni altra cosa bisogna lavorare sulla prevenzione, cioè su una cultura, sull'educare i nostri ragazzi al rispetto dell'altro, educare i nostri ragazzi a dire che amore non può essere mai e poi mai violenza. No, il legislatore non manca, anzi ha fatto molto. Forse il tempo diciamo, dal quale si è partiti dalla legge sullo stalking appunto del 2009 fino al 2018, si sono susseguite tutte una serie di normative, forse anche in maniera emergenziale, quindi sicuramente ci vuole un po' di coordinamento tra tutte le leggi, cioè si è partito dallo zero, diciamo, a un'accelerazione veramente forte che ha subito anche delle piccole critiche da parte della magistratura, quando si pensa che per esempio la vittima deve essere interrogata in tempi estremamente rapidi e quindi deve essere sottoposta a interrogatori a termini estremamente rapidi, questo potrebbe insomma inficiare tutta un'attività investigativa che invece va fatta con le dovute cautele e soprattutto con i giusti tempi. E che c'è la violenza perché c'è la società, c'è l'uomo, c'è la donna, ma in Tunisia per diciamo controcarrare questo fenomeno di violenza abbiamo votato delle leggi, abbiamo una Costituzione anche della Seconda Repubblica, ma anche nella Costituzione della Prima Repubblica da 1956 abbiamo votato delle leggi che proteggiano la donna, e abbiamo votato tutte le convenzioni internazionali sulla violenza contro la donna e che danno diritti per le donne, e abbiamo il nostro nuovo Costituzione, già abbiamo parlato, abbiamo scritto e abbiamo discutendo così, discusso i diritti delle quattro generazioni.